Con il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo L'Abbate, il primo sabato di saldi, nel quarto giorno della stagione invernale dei saldi qui a Reggio Calabria. Come stanno andando questi primi giorni? Ci faccia un primo quadro della situazione. Ma i saldi generalmente si comportano sempre così e non è una novità di quest'anno. Partono in maniera molto decisa e poi la settimana successiva un attimino rallentano, i consumi rallentano sempre. Quindi diciamo che l'andamento è quello che ci aspettavamo. Devo dire però che quest'anno posso guardare con positività e con un pizzico di ottimismo in più per come è andato sia il periodo natalizio che questo inizio saldi rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso. Credo che ci sia un minimo di ripartenza, un piccolo segnale di ritorno alla normalità c'è, anche se non stiamo parlando dei numeri del passato, dove per passato intendo quelli pre-pandemia. Per quello ci vorrà parecchio tempo e parecchi anni. Ritengo che per tutta la settimana successiva ancora si potrà lavorare abbastanza bene. Lei è stato particolarmente efficace, sia a livello quantitativo di messaggi, ma anche a livello di qualità, potremmo dire, dei suoi messaggi anche nel periodo prenatalizio, invitando i reggini a comprare, tra virgolette, al negozio dietro l'angolo. Come sta andando anche da questo punto di vista? Ma io mi auguro che i reggini abbiano ascoltato questo messaggio che sia io personalmente a livello locale, ma anche come Confcommercio a livello nazionale abbiamo dato a tutti i consumatori. Il messaggio che Confcommercio ha lanciato quest'anno è stato quello di staccarsi dal monitor e di ritornare agli acquisti tradizionali per cercare di fare muovere un attimino l'economia che è da 2 anni che è bloccata, soprattutto l'economia delle piccole e medie imprese, quindi il negozio di vicinato. È quel negozio del quale noi ci fidiamo, al quale ci siamo sempre rivolti e quindi si crea anche un rapporto personale con i nostri clienti che è bene recuperare, soprattutto in un momento difficile come questo. Ho notato con piacere un ritorno all'atmosfera natalizia. Quella c'è stata nel periodo che è appena trascorso delle festività. Ho potuto riscontrare quel buon umore che si percepiva nel periodo natalizio degli altri anni e questo mi ha fatto molto piacere perché è una reazione psicologica che i consumatori hanno avuto a questo triste periodo che dura da 2 anni. Questo sicuramente. Certo c'è ancora molta incertezza per il futuro, quindi ancora i livelli di risparmio sono molto alti, a un livello di risparmio molto alto corrispondono ai consumi ancora non diciamo di un certo tipo. Per cui dobbiamo attendere e vedere un attimino, il futuro è tutto da riscrivere perché sicuramente il periodo che mi auguro sia ormai verso la fine, volga alla fine, però ci lascerà sicuramente dei cambiamenti ai quali dovremmo diciamo adeguarci e ai quali dovremmo far fronte. Allora, grazie al presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo L'Abbate, buon lavoro, in bocca al lupo, come si suol dire in questi casi, per tutta la categoria commerciale degli imprenditori in una città importante come Reggio Calabria. La ringrazio e sì, volgo lo stesso augurio a tutti i colleghi, a tutti i nostri associati, ma a tutti gli imprenditori in generale. Io sono ottimista, credo che questo sia l'anno della ripartenza e sono sicuro che in capo a altri 5-6 mesi dovremmo uscirne. Quindi il mio augurio è quello il ritorno immediato alla normalità, che è la cosa più importante ed è l'ingrediente che ci è mancato in questi ultimi 2 anni. Ha sfidato Grazie. la pioggia per fare acquisti in questo primo sabato di saldi qui a Reggio Calabria. Sì, diciamo che proprio in virtù della pioggia ho cercato di prevedere la poca affluenza e ho sfidato il tempo, sì. Ci Quindi sapeva già di trovare appunto poca gente. ho sperato, ci ho sperato più che altro. Cosa ha comprato di bello? E ho comprato una giaccia. Di Reggio Calabria? No, provincia di Da Reggio, dove? Gioia Tauro. Quindi ha fatto un po' di chilometri per venire. Diciamo, tendenzialmente preferisco acquistare a Gioia Tauro, però mi trovavo qui per caso Il e. negozio lo conosceva già, è venuto mirato. No, è stato molto casuale la scelta, sì. Sì, Soddisfatto? spero di rimanere soddisfatto, però per adesso sì. Stiamo cercando di trovare abbigliamento, prezzi
prezzi buoni, pantaloni, maglioni. Abbiamo visto la signora che l'accompagna abbastanza indecisa, era il telefono che parlava, insomma. Con la figlia, quindi farà un bell'acquisto, 4 maglie, 40 euro, 10 l'una, dei Si lupetti. compra bene. Sì, abbastanza, sì, abbastanza bene. È brutta la giornata, però va bene così. Lei è di Reggio? No, di Catanzaro. È venuta Sì, apposta. abbiamo fatto una passeggiata con... Siete venuti apposta da Catanzaro oggi? Fare un giro, sì. Come la state trovando Reggio rispetto ai vostri canoni di Catanzaro? No, sicuramente insomma è bella e ci sono tanti negozi, però anche da noi si sta bene, adesso si è ripresa, il commercio si è ripreso, quindi invito i reggini a venire anche a trovarci. Oggi il tempo un poco così non ci aiuta, però comunque tutto bene. Rispetto agli anni scorsi, il Covid, com'è la situazione? Un poco così. Che comunque l'effetto del Covid si sente, però cerchiamo di andare avanti. Cosa hanno comprato di più? Cosa è andato di più? Magliettine, diciamo molte cose estive, già si preparano per l'estate. Pubblico femminile, Sì, ovviamente. sì, 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 sì. Accessori, molte borse. Ancora non abbiamo comprato nulla, solo una passeggiata per goderci questo Corso Garibaldi. Siete di Reggio? Sì, Reggio, Reggio. Come lo vedete questo corso bagnato oggi? Più bello. Sì. È sempre bello qui, Reggio Cosa Calabria. avete in mente di comprare? Niente, solo così, una Intanto passeggiata, ripeto. abbiamo giocato al tabacchino un super enalotto. E quello ci sta. Speranza di sbancarlo. Poi compriamo tutto il corso. Se tutto va bene. Una volta che dovete aspettare ancora. Altrimenti ci dobbiamo adeguare. Comunque qualcosina sempre si compra, no? Anche se non sono dei bei periodi. Speriamo bene, la città Reggio soffre di Covid, speriamo bene. Speriamo bene perché Risolveremo, risolveremo, no? Un po' di pazienza. purtroppo stiamo andando sempre più giù in questa città, sempre più giù. Vediamo se il 2022 porterà. Intanto ha portato questo. Le auguriamo buona guarigione. Vediamo poi avanti quello che Grazie. porterà. Saluto a tutti i reggini. Meno delle aspettative, diciamo. Non Per so. oggi o in generale? Io parlo per oggi perché ancora è la prima battuta di saldi, però il tempo giustamente non ci accompagna. Confidiamo nella nostra, diciamo, azienda che, voglio dire, ci garantisce la piena, diciamo, disponibilità nel poter affrontare questa fase. Ora aspettiamo il percorso, diciamo, successivo affinché si possa ottenere il risultato che tutti noi, voglio dire, ci auguriamo di ottenere. Un'altra regina, giusto? Sì. Città bagnata, però No, sei uscita per i saldi. regina soltanto in prestito per oggi, perché io sono dall'altra parte, di San Giorgio Morgeto, però vengo a Reggio Dall'altra spesso. parte, Reggio Provincia. Eh sì, Reggio Provincia, dai, non E che Reggio ci fai di Emilia. bello qua oggi? E oggi sono venuta a fare una passeggiata con i saldi, a vedere un po' la situazione dei Vedere cosa hai saldi. acquistato. Sì, ho fatto un po' di acquisti intimissimi, quindi Le calzedonia. buste, vediamo un po' Sì, le buste, le vediamo. buste, vediamo le Eccole buste. qua. Sono mezze bagnate, però vabbè, ci Quindi, sono. nonostante il maltempo, vi siete decisi a venire a fare un 45 minuti di Noi macchina. approfittiamo col maltempo proprio perché c'è meno gente, quindi evitiamo gli Non è la prima che assembramenti. ci dice questa cosa qui. Esatto. Speriamo che il maltempo allontani la maggior parte delle persone, così che possiamo fare shopping con più tranquillità. Ma per il Covid o per Per il cos'altro? Covid, per il Covid. Cerchiamo di fare shopping in sicurezza, ecco, anche quello.